Ciao a tutti ragazzi di Video Review PC. Oggi vi farò vedere Calibre, che è un software open source, quindi gratuito, che permette di convertire file PDF in EPUB, cioè quei file che sono compatibili con l'applicazione iBooks per iPhone e iPad. Allora, l'applicazione si presenta con una interfaccia molto semplice e intuitiva. Infatti possiamo qui da questo bottone possiamo scegliere di aggiungere libri, quindi possiamo aggiungere libri da una singola cartella cercandoli dal nostro PC. Vedete, per esempio, questo Gazzetta dello Sport, cliccando su apri Gazzetta dello Sport, che questa è in formato PDF, il programma la convertirà in formato EPUB. È stato aggiunto. Tanto qui c'era una guida rapida che possiamo facilmente eliminare. Vedete, questa era. Ok. Poi qui vedete ci dà l'anteprima del file. Possiamo modificare anche i metadati, come il titolo, l'autore, come per esempio Gazzetta dello Sport. Possiamo mettere una valutazione, editore, dei tag, la serie, il codice ISBN, la data, la pubblicazione e dei vari commenti. Oppure si può anche cambiare l'immagine di copertina. Poi possiamo cliccare OK. Ora qui possiamo anche inviare al dispositivo, oppure convertire il libro in formato per iBooks. Allora, possiamo cliccare su Converti individualmente. Perfetto. Qui possiamo lasciare così, vedi? Sono tantissimi formati. Noi bisogna scegliere per essere compatibile con iTunes e poi essere caricata su iPhone e iPad, EPUB, il formato giusto. Qui possiamo vedere la grandezza, impostare la pagina, però vi consiglio di far rimanere tutto di default. Clicchiamo OK. Convertendo questi due file PDF. Uno possiamo anche logicamente eliminare. Così vedete. Ecco, intanto questo sta andando avanti. Come potete vedere in questa interfaccia qui possiamo vedere tutti i libri da noi convertiti per autori, serie, formati, editori, le valutazioni e i tag. Questo, a mio parere, risulta un ottimissimo programma per catalogare anche i nostri libri preferiti. Ecco, è appena terminato il processo di conversione. Ci ho messo soltanto 1 minuto e 17, quindi ha anche una velocità molto buona. Quindi, andando a trovare il file nella destinazione, io ho deciso di inserirlo nella cartella, scusate, utenti, qui, biblioteca di Calibre. Questo ce lo farà scegliere durante l'installazione. Ecco, Gazzetta dello Sport. Questo è il formato EPUB. Ovviamente qui ci salva anche la copertina del libro. E voi non dovete far altro che aprire iTunes, scusate, trascinare questo nella categoria libri e sincronizzare con il vostro dispositivo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che questa guida la potete trovare in forma scritta anche sul sito iphoneitalia.com. Vi invito a iscrivervi al canale di Video Review PC e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi!